Oh mio Dio, ma sta nevicando! Oddio! No, vabbè ragazzi, cioè sta nevicando. Io non ci credo! Che meraviglia! Sono felicissima. Comunque, ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo videovlog. Ma è partito benissimo e mi sono accorta che stesse nevicando proprio quando ho fatto partire il videovlog, quindi l'ho realizzato con voi e sono felicissima. Vabbè amici, tralasciando il discorso neve, perché parlerei per ore e ore della neve, io mi sono svegliata da poco, oggi ho assolutamente giornata full di studio, domani torno a scuola e ho due interrogazioni e una verifica. Ho tre interrogazioni. No, vabbè, devo studiare tantissimo. Vabbè, insomma, giornata super full e poi oggi pomeriggio avrò radio, ma principalmente giornata studio. Vorrei continuare a riprendere la neve per tipo tutto il giorno, ma non posso. Tra l'altro si sta iniziando ad attaccare e sono un po' preoccupata perché non so poi come farò ad uscire di casa e a fare altre cose, ma speriamo bene. Cioè, guardate quanta! No, vabbè, sto adorando. Voglio tipo troppissimo, ma troppissimo andare fuori e fare una foto sotto la neve. Oppure tipo anche andare in Duomo e fare una foto sotto la neve in Duomo. Cioè, sarebbe bellissimo. Però non ho nessuno, quindi niente. Allora, amici, sono qua che sto studiando. Mi sono anche fatta un piano in cui, insomma, organizzo la giornata di oggi perché ho davvero parecchie cose da studiare. Anche se mi sono resa conto che ho tante materie da fare, ma non sono poi così tante pagine, quindi meglio così, pensavo peggio, se devo essere sincera. Inizio a studiare, poi pranzo con calma, oppure non pranzerò anche perché devo studiare parecchio e andrò direttamente in radio. Non lo so, non lo so. Ho finito di studiare, poi finito di studiare per modo di dire, perché non ho per niente finito di studiare. Non riesco a non studiare giorni prima, cioè nel senso o mi ritrovo all'ultimo a studiare tutto. Oh, se no penso, vabbè, tanto ho ancora tempo, posso fare anche altro, non ho problemi perché tanto poi ho tempo di studiare e queste scuse qua, quindi non lo so, non riesco a studiare. Qui a Milano sta continuando a nevicare e si è anche attaccata la neve. Vediamo se sì, si vede, che meraviglia. Ora io scendo un attimo al supermercato che mi vado a comprare il pranzo perché non ho voglia di pasta e qui in casa ho solo la pasta. Quindi mi vado a comprare qualcosina e poi mi inizio a preparare perché dovrò andare poi più tardi in radio. E stasera ceno con Eli, che finalmente è tornata qui a Milano, che lei ha trascorso il ponte dell'8, quindi questi 3 giorni li ha passati a casa e non qui a Milano. Stasera torna, che ci vediamo, che abbiamo tantissime cose da raccontare. Siccome non ho ancora lo specchio intero, ho preso questa sedia. Così riesco a specchiarmi e a vedere bene il mio outfit. Top. Comunque, mi sono truccata, come potete vedere, mi sono vestita, preparata e adesso vado in radio, corro proprio. Sono arrivata in radio oggi più in anticipo che mai, sono tipo arrivata alle 2:20 perché sono uscita di casa e mi sono detta: dai, oggi prendo l'autobus e non sto a prendere il taxi. Poi sono uscita, stava nevicando, ma non era neve, era più acqua che neve, c'era più pioggia che neve, quindi ho detto no, è infattibile. Quindi ho preso il taxi alle 2:10, 2:15 tipo, e alle 2, sì, 2:20, 2:25 ero qua in radio. Ebbene sì. Ho fatto anche delle storie, ho parlato un po' con voi su Instagram e mancano 5 minuti e devo andare in diretta, quindi ci vediamo dentro. Allora ragazzi, siamo in diretta, io e Vale, come sempre, nonostante sia l'8 dicembre. Noi sempre sul pezzo, Esatto, noi ragazzi. sempre sul pezzo e dovete sapere che qua in studio non c'è nessuno, nel senso ci siamo io, Vale e Silvia, Eccola. la in regia, che non si vede. E poi c'è Tutto il nostro. direttore, esatto, Siamo c'è il direttore impossessati. e basta, ci siamo noi, nessun altro, studio tutto nostro, un po' triste questa cosa perché dice siamo tutti a casa a festeggiare, eccetera, noi qua, però Però ci si si fa, diverte. esatto, si fa assolutamente e io vorrei sapere tantissimo se fuori sta ancora nevicando e non è solo pioggia, cioè non è neve misto Che pioggia, vorrei tristezza. saperlo tantissimo, ma lo scopriremo più tardi quando finiamo la diretta. Abbiamo finito la diretta, io e Vale siamo qui perché adesso stiamo facendo cose
che vedrete prossimamente su RDS Next. Sono arrivata a casa in questo momento. Ora penso che mi metterò a studiare davvero, perché sento che domani avrò diverse interrogazioni. Quindi, siccome domani è sempre più vicino, realizzo che mi devo mettere a studiare. Quindi sì, mi metto a studiare, poi stasera sto qui a casa con Eli, che viene qui a cenare, che non è ancora venuta, tra l'altro qui in casa mia nuova, quindi stasera appunto ordiniamo qualcosa e mangiamo qui. Devo mettermi anche ad editare il video, ma oltre a questo sapete che sarà ormai da 5-6 giorni che dico devo mettere a posto anche i vestiti in camera, devo mettere a posto la camera, svuotare ancora delle valigie che ho piene di vestiti. Questa è la situazione. Dovete sapere che io, pur di non studiare, farei qualsiasi altra cosa. Infatti ho sistemato i vestiti di là, cosa che sinceramente non avrei mai fatto, perché odio sistemare le mie cose, specialmente disfare le valigie. Non so perché, l'ho sempre odiato. Ho lavato i piatti, ho messo a posto la cucina, ho pulito tutto, quindi super proud. E ora inizio a studiare. Pur di non studiare faccio qualsiasi altra cosa, è allucinante questa cosa, però davvero adesso studio un'oretta e mezza buona, perché poi arriva Eli e quindi voglio stare un po' con lei, calma, tranquilla, senza ansie, si dice sì, senza ansie varie. Ma mi è appena venuto in mente che io non ho ancora editato il video. No vabbè, devo editare il video poi studio, sono un disastro. Dovrebbe uscire tra un quarto d'ora, che mi sono completamente dimenticata. Sono letteralmente un disastro. Comunque è davvero assurdo che ogni volta che edito un video vlog io ritrovi questa clip qua. Mi sono appena ricordata che io devo ancora editare il video vlogmas che voi vedrete oggi. Lo faccio immediatamente, poi metto un po' solo. Assurdo, ma letteralmente assurdo che ogni volta io mi dimentichi, non ce la posso fare. Allora, sono qui con Eli, che è tornata a Milano dalla sua amica, finalmente direi, che mi hai abbandonata per 4 giorni. Ma scusa, ma il telefono è storto quando fai vlog? No. Si vede dall'altra? Eh sì, no, è che lo terrei così. Ah, ok. È venuta a trovarmi? Sì, ed perché ci mancavamo. Ed è anche la prima volta che... È scomodo di qua. Sì. Che viene qui a casa mia. Esatto, molto molto bella. Però deve farla ancora un po' sì, sua. Sì, cioè mancano ancora tante sì. cose. Cioè è vuota adesso. Completamente devi vuota. Devi personalizzarla e farla sentire proprio casa, sì. Il tuo posticino bello. Sì, vedremo. Nel mentre Eli ha ordinato da mangiare, io invece non sto benissimo, ho un po' di mal di pancia, quindi non mangio. Ok, Eli è andata a casa. Io ora vi saluto, vado a dormire, mi sono lavato, ho già fatto tutto, perché domani mattina mi sveglierò presto per ovviamente finire di studiare, ripassare e quant'altro. Quindi se questo video vi è piaciuto ovviamente lasciate un pollicino in su e noi ci vediamo sempre domani con un nuovo video vlogmas.